Ieri il popolo interista ha ricevuto una delle notizie più belle degli ultimi 4-5 anni. Il buon Steven Zhang ha rinnovato il contratto di Beppe Marotta. Don Beppe 2027. Beppe Marotta sarà un nostro dirigente, il nostro capo dirigente fino all'anno 2027. L'importanza di questa notizia è assurda, assurda. È più importante questa notizia che non l'acquisto di campioni, che non la conquista di trofei, che non i primati in classifica. Questa è la notizia più importante di tutte perché Beppe Marotta è il fulcro dell'FC internazionale attuale. Ragazzi miei, è inutile che vi spieghi l'importanza di Marotta perché la sapete anche da soli. Marotta è riuscito in questi anni a fare assoluti miracoli. La sua idea è quella, era, è e sarà sempre quella di portare l'Inter all'autosostenibilità. Ci riuscirà? Non lo so, ma sicuramente è sulla buonissima strada. Un mago assoluto per quanto riguarda il mercato. Il calciomercato che fa Marotta è da invidia. Tutte le altre squadre dovrebbero imparare da noi, ovvero da Peppe Marotta, come si fa calciomercato. Non vi dico neanche quelli che ha preso perché li sapete, ripeto, meglio di me. Calhanoglu, Thuram, la vendita di Onana, Sommer, cioè tutta gente che è venuta all'Inter, si è ambientata subito, ha fatto sfracelli, è stata venduta a prezzi più alti rispetto a quelli a cui era stata comprata ed è stata sostituita da personaggi assolutamente all'altezza. Quindi un plauso enorme a Beppe Marotta. Non conosco i dettagli dell'operazione, ovvero non conosco lo stipendio che si beccherà il buon Beppe, ma qualsiasi cifra abbia deciso di dargli Zhang è una cifra congrua, perché quest'uomo i soldi se li merita tutti, tutti. La cosa importante poi, assolutamente di importanza vitale, è il fatto che abbiamo dato nel pre-derby d'Italia, visto che ieri era venerdì ed era l'antivigilia del derby d'Italia, abbiamo dato un segnale fortissimo ai nostri avversari. Avevano iniziato già dal martedì, dal mercoledì, a tirare fuori i soliti problemi finanziari di Zhang, i soliti casini dell'Inter: fallirete, morirete tutti, dovrebbero radiarvi, dovrete ricominciare dalla Serie D. In un paese normale l'Inter non giocherebbe il campionato di Serie A e intanto il buon Steven Zhang gli ha cacciato la perla. Il rinnovo di Marotta è una dimostrazione di forza assoluta nei confronti degli avversari perché dimostra a tutti che il miglior dirigente calcistico d'Italia ce l'abbiamo noi e il miglior dirigente calcistico d'Italia ha scelto l'Inter. Io su Zhang ho opinioni contraddittorie. Lo sapete, nessuno di noi è mai stato convinto del buon Steven Zhang, della famiglia Zhang, anche se si deve riconoscere assolutamente la loro bravura nel portare l'Inter a vincere parecchio. Parecchio, perché è parecchio per una squadra che non vinceva un cazzo prima del loro arrivo. Ma la cosa più importante, la più grande capacità imprenditoriale di Steven Zhang è stata assolutamente quella di prendere Marotta. Il buon imprenditore non è quello che fa solamente i numeri, il buon imprenditore è quello che sa delegare. E sa delegare alle persone giuste, che sa prendere le persone giuste e delegare a queste senza tenersi tutto per sé, senza dover prendere le decisioni sempre e solo lui stesso. L'Italia
calcistica è piena di presidenti egoisti, di presidenti che non delegano, di presidenti che vogliono essere protagonisti. Steven Zhang non lo è, non lo è mai stato, ha sempre lavorato nell'ombra e ha sempre delegato le decisioni importanti a gente che ne sa più di lui, perché lui è perfettamente consapevole di non essere un esperto di calcio ed è per questo che si è attorniato di gente competente, tra cui Beppe Marotta è assolutamente la punta di diamante. Complimenti, complimenti vivissimi a Steven Zhang per questo rinnovo e complimenti anche a Beppe Marotta che ha deciso di rimanere con noi per ulteriori 4 anni. Ci aspetta un futuro radioso perché le basi ci sono e con un dirigente del genere non ci fa paura. Nulla.